Salvatore Diadema, oggi riparte un nuovo progetto in una nuova piazza, ma il gusto è rimasto sempre lo stesso. Sì, gusto e tradizione che porteremo avanti, speriamo, per altri 72-73 anni come abbiamo fatto fino adesso. Ci saranno tante novità, sfrutteremo al massimo la piazza che ci dà la possibilità, insomma, di ampliarci e offrire un servizio in più. Partiamo sempre adesso molto più motivati e ritorneremo quelli di un tempo. Quali sono le novità che questo chiosco, con una disposizione diversa rispetto a quella precedente, porta? Allora, la novità è che abbiamo aggiunto un piccolo angolo bar, quindi adesso si potrà anche fare, per chi vuole, una bella colazione, dolce e salato. Possibilità anche la mattina di sedersi, insomma, e fare una bella colazione con vista porto, che insomma dice la sua. E insomma, nostra professionalità sempre, il nostro prodotto che fortunatamente parla da sé. E infine, cosa vuoi dire a tutti gli affezionati del gelato di Diadema o Ciolla, come la tradizione vuole? Tanto di approfittarne oggi, perché oggi il gelato lo regaliamo, quindi approfittatene. Poi in futuro ci saranno tante altre sorprese, quindi io vi invito in massa a venire a trovarci. Siamo con il sindaco di Mazara del Vallo, Nicola Cristaldi. Allora, oggi l'anno zero di uno dei simboli del gusto della nostra città. Beh sì, diciamo, ricomincia un percorso collegato alle grandi tradizioni di questa piazza e della gente che intorno a questa piazza è nata, è cresciuta e ha sviluppato idee e progetti. Sta venendo fuori un bel luogo, un posto di aggregazione come lo era in passato. Il chiosco, come avete visto, non è scomparso, è stato spostato e anche più bello di prima. L'architetto Giacalone ha fatto un buon lavoro per quanto riguarda il chiosco, l'architetto Latino ha fatto un buon lavoro per quanto riguarda la piazza. Ancora non è finita, perché mancano alcuni arredi, delle panchine, dei cestini portarifiuti, va vista meglio l'illuminazione, ma comunque oggi apre l'attività commerciale e quindi la piazza torna ad essere, nella sua tradizione, il luogo nel quale potersi incontrare, sviluppare idee e parlare. È una bella cosa, esprimo la soddisfazione dell'amministrazione e di quanti hanno creduto nel progetto. Sarà il luogo dal quale si potrà partire per visitare i vicoli all'interno della casma? Beh, si può partire da qui o si arriva qui. Io amo questo percorso perché consente di decidere il visitatore da dove partire. Sarà possibile partire da qui, ma sarà anche possibile arrivare qui, fermarsi, ci saranno dei tavolini, prendere un gelato nell'antica tradizione della famiglia Diadema, e dopodiché non mi fermerei soltanto a questo. Penso che questo luogo può fornire ai tanti marinai che non lavorano più, ai pensionati, di potersene stare qui a discutere del passato, a disegnare il futuro dei propri nipoti. Cioè, la piazza diventa il salotto come era un tempo. Infine, si potrà trovare anche una soluzione per tutti coloro i quali si sono lamentati del possibile restringimento della carreggiata di Piazza Regina? Beh, intanto noi stiamo vedendo che tutto questo problema non c'è, si tenga conto che dall'altra parte c'è un divieto di fermata, oggi sono anche un po' più tolleranti perché ancora la gente non sa come funziona. Dall'altra parte c'è il divieto di fermata, il parcheggio è da questa parte, si potrà parcheggiare soltanto per un massimo di 30 minuti, non dovrebbero nascere problemi. E poi va anche detto che mica abbiamo scritto i 10 comandamenti, qualora dovessero emergere delle necessarie rettifiche faremo le necessarie rettifiche, ma prima sperimentiamo che cosa succede e poi riparliamo.